Allora, come non poteva mancare Dante all'Expo, ci troviamo davanti allo stand dell'Emilia-Romagna, terra che ha accolto Dante durante l'esilio, e ora la nostra amica Rossella ci farà vedere i luoghi danteschi dove è passato il sommo poeta. Prego. Allora, come possiamo vedere, la gentilissima Rossella ci ha ampliato quelli che sono i ricordi del passaggio, soprattutto della tomba del sommo poeta in quel di Ravenna. E infatti vediamo qui il dipinto del Botticelli, di profilo del sommo poeta. Qui una parte del busto, del volto del poeta. Qui vediamo proprio la tomba di Dante a Ravenna. Qui la stessa disegnata e altrettanto una meravigliosa fotografia serale della tomba del poeta e altrettanti disegni di un momento di meditazione e di studio da parte dello stesso, magari quando si ispirava per scrivere gli ultimi canti del Paradiso della Divina Commedia. Ora facciamo una domanda alla nostra amica Rossella, prima di tutto su questo meraviglioso evento che è l'Expo. Quindi Rossella, cosa ne pensi di questo evento, te che hai lavorato proprio all'interno dell'Expo? Io ho chiesto di lavorare ad Expo perché penso sia un'esperienza unica. Penso sia un'esperienza unica, soprattutto per noi giovani, perché abbiamo la possibilità di vedere tante culture tutte insieme. E non poteva mancare anche una domanda su Dante per i 750 anni della nascita di Dante, quindi ti chiediamo qual è stata la tua esperienza a scuola, un ricordo, cosa consiglieresti o diresti per l'occasione di questi 750 anni della nascita di Dante? Mi piace molto di Dante come chiama la Madonna, termine fisso d'eterno consiglio. Dopo una risposta così sintetica e meravigliosa non possiamo che ringraziare Rossella e andiamo a vedere qualche altro stand qui all'Expo. Grazie. Arrivederci. Salve, ben arrivati. Ho attraversato i secoli per incontrarvi qui oggi nella mia terra natale. Sono Mantovano, poeta sotto l'impero di Augusto. Il mio nome è Virgilio. La Lombardia, patria di menti creative e spiriti intraprendenti, viene da ad Astra. Scusate, vuol dire così si sale alle stelle. Lo sa bene Dante, di cui sono stato la guida. In Lombardia la ricerca e il desiderio di conoscenza muovono i nostri passi, nutrendo l'innovazione di storia e sapere. Non indugiate. Varcate la soglia di un mondo che custodisce un meraviglioso passato, vive con passione il presente e nutre il futuro. Esplorate la Lombardia per nutrire il futuro. Adesso. Praticamente ci ha visto che l'abbiamo inseguita, grazie per la spiegazione, la mostra è stata meravigliosa. Noi come sa si viene dal Casentino, praticamente siamo qui a proporle la dinamica del Castello di Poppi, ora sì. Fare la signora Enrico. Questo è per me, no? Sì, anche se sono degli omaggi che... Bravi. E questo è un cammino di Dante. Mano, questo è un omaggio del signor Andrea Manetti, per cui sta rimettendo in discussione la nascita di Michelangelo a Caprese, e questi invece sono due progetti del cammino di Michelangelo e del cammino di Dante in Casentino, che si farebbero partire da Firenze, quello di Michelangelo, per arrivare a Caprese e toccare tutti i luoghi che toccò Lodovico. Sei nato prima, però si fa per unire sempre, diciamo che non si fa per dividere. Invece l'altro che ha in mano è un progetto che si chiama il Cammino di Dante in Casentino, sono 12 tappe più due altre estensioni che tocca tutti i comuni del Casentino menzionati la Divina Commedia. Tutto il meglio è lì. Infatti secondo luogo so. Francescano più. Avete dei problemi di turismo, non credo. Comunicare la valle nella forma adeguata, è quella la difficoltà. Infatti la proposta di un cammino o la cosa che stanno proponendo a lei è proprio una visione per far vedere in maniera slow la valle, a piedi, a cavallo, in bicicletta. Quindi il progetto per il castello invece la cos'è? Che, trovando un'opportunità legata al castello dei Conti Guidi, noi partiamo professore da 35-36 mila visitatori all'anno in questo momento nel castello. Quindi noi cosa abbiamo detto? Cioè, cerchiamo di razionalizzare quello che abbiamo e lanciamolo.
con una mostra che possa raccogliere in un luogo come il Castello di Conti Guidi, che già ha raccolto delle mostre in passato, perché no? Possa proseguire una strada e migliorarla. Sì. In questo senso credo che la mostra possa essere una di quelle di quelle occasioni che, professore, lei è la persona più indicata in Italia, non solo per questo. È il presidente dell'Associazione Amici di Dante in Casentino. Infatti io sto già da 10 anni lavorando, faccio serate diciamo alla Roberto Venini, dove ha comprato il violino, Flauto Traverso, faccio diversi canti, con le scuole stiamo lavorando. Lì c'è proprio, ecco, dice tutte le tappe, con Terzina, con il logo che sarebbe questo, stiamo già girando a tutte le strutture a titolo gratuito di darlo, di modo che il turista, sarebbe un pellegrino, sarebbe viandante, Dante viandante, scritto della commedia, farebbe le proprie tappe di 10-18 km, non di più, perché sarebbe slow e il pomeriggio andrebbero i vari musei, castelli, e sarebbe proprio un tipo di cammino proprio culturale. Chiaramente se dopo c'è anche la risonanza da parte sua, se per caso... Una supervisione importante che sarebbe pesante nazionale. Va bene, un territorio tuo. Sì. Tu lì veramente è un delitto che tu non hai, non togli di qui, non cogli questa sollecitazione. Poi ora ci sono anche dei sindaci nobili, devo dire, questo va, come dire, a favore anche di Riccardo, che finalmente hanno... C'è questa apertura. No? Ecco, quindi altrimenti prima non era anche possibile proporre. Io di mestiere faccio il lettore delle opere. Delle opere del Garri. Sì, dottore, una foto la fa per favore. Vecchio mio, sì. Ah, sì, sì. Ma dopo, vai. Un'altra, vai. Noi l'abbiamo fatto dopo di altri.